Settima giornata di andata nel campionato di Serie A Gold di pallamano maschile di fronte al centro tecnico federale, la casa della pallamano di Chieti, le formazioni del Campus Italia e dell'Alperia Merano, squadre quindi che si affrontano, dicevamo, per il settimo turno con velleità importanti soprattutto per il Merano, che è proiettato nelle alte sfere della graduatoria, non a caso occupa proprio la quinta posizione in classifica con 8 punti, una classifica che vede in testa il Bressanone con 14 punti, lo Junior Fasano insegue con 10, poi a 9 punti Sassari e Conversano, con 8 punti Merano, Bozen e Pressano, via via le altre squadre, Campus Italia che troviamo ad un punto dopo 6 turni giocati, l'unico pari quello in casa contro il Cassano Magnago, ma lo ricordiamo, la formazione allenata dal tecnico della nazionale italiana, commissario tecnico Riccardo Trillini, coadiuvato proprio da Pasquale Maione, è una formazione novizia in questo massimo torneo di handball, vi partecipa con una speciale card vista la rinuncia del Trieste nella passata estate, ha preso il posto proprio dei Giuliani e quindi partecipa al massimo campionato con una squadra giovanissima, l'ossatura della nazionale under 18 che ha partecipato in estate proprio alle competizioni internazionali. E quindi insomma è una squadra che deve fare esperienza, un punto conquistato nelle prime 6 giornate. Vi dico subito che nel campus ci sono parecchie assenze in questa sfida, manca Battaglia, Alessandro Battaglia, ma questo già si sapeva da inizio stagione, ancora non ha debuttato nella massima serie per un infortunio che si porta dal finire della passata annata e che pian piano sta recuperando. Oltre a lui però sono aggiunte le assenze del portiere Francesco Albanesi per uno stiramento, del bomber il terzino Christian Manojlovic, anche lui infortunato con un problema a un dito della mano sinistra e quindi non è a disposizione del tecnico Riccardo Trillini, e il pivot Ivano Rossi, anche lui assente per indisponibilità, quindi 4 gli assenti tra le fila del Campus Italia. Vi passo a leggere proprio i giocatori a disposizione del tandem Trillini-Maione. Con i due portieri cominciamo con il numero 16 Francesco Scarcelli e il numero 96 Alessandro Lubinati, numero 6 Federico De Ruvo, 7 Jacopo Cioni, 9 Marco Zanon, 11 Valentino Dello Vicario, 13 Tommaso De Angelis, 14 Lorenzo Fragnito, 17 Leo Alberto Andreotta, 18 Paul Bierer, 19 Alfonso Didone, 22 Simone Giambartolomei. Veniamo alla formazione dell'Alperia Merano che a disposizione del tecnico Jürgen Pranter manda in lista i seguenti giocatori: con la maglia numero 12 Riccardo Fasanelli e con la maglia numero 16 Andrea Colleluori sono i due portieri, poi con la maglia numero 3 Nicola Fadanelli, 7 Tommaso Romei, 9 Luca Visentin, 11 Andrea Stricker, 14 Davide Parisato, 22 il danese Anton Larsen, poi con la maglia numero 23 il montenegrino Bogdan Petricevic, con la maglia numero 24 l'italo argentino Santiago Nunez, con la maglia numero 28 Luca Sperandio, numero 30 il serbo Dragan Glisic, poi con il numero 44 l'italo argentino Juan Pablo Quelio, che è il marcatore principe della formazione altoatesina, ha segnato 29 reti nelle prime 6 giornate di campionato, il miglior marcatore invece del Campus Italia è Manojlovic, assente, il quarto marcatore di Lega di campionato con 41 reti all'attivo. E sempre restando alla formazione del Merano, troviamo con la maglia numero 55 Oliver Martine, con la maglia numero 75 Samuel Gerstrasser. Arbitri dell'incontro sono i signori Id Ammu e Tempone, commissario il signor Boscia. Primo possesso di palla che sarà proprio per la formazione ospite, con i Diavoli Neri in completa maglia rossa questa sera pronti a giocare il primo pallone in questa sfida, già schierata in fase difensiva invece la formazione del Campus Italia, si è pronti quindi per il primo possesso di palla per la formazione altoatesina, si attende il fischio d'inizio da parte del duo arbitrale che c'è in questo istante, possesso di palla proprio per il Merano che inizia quindi il primo possesso di palla con Glisic. Ancora girano palla
i giocatori del Merano. Ancora Glišić in posizione di terzino destro. Ancora il possesso di palla. Fischio arbitrale. Si riprende proprio con Fadanelli, che riceve palla in questi istanti in posizione centrale. Lo scambio con il terzino sinistro Anton Larsen, il danese, molto prestante fisicamente, soprattutto con un'altezza di rilievo. Lo stesso Larsen, lo scarico, ancora palla al centro per il pivot, sfera quindi recuperata dalla Campus Italia, che può ripartire con Andreotta per De Angelis. Il tiro ed il gol, primo gol della sfida quindi ad opera di Tommaso De Angelis, che realizza il primo gol. Impatta subito dalla parte opposta per il Merano Dragan Glišić, il giocatore serbo, alla prima rete in questa sfida, che fa il paio proprio con il gol realizzato precedentemente da Tommaso De Angelis. Punteggio quindi che è di 1-1. Possesso di palla proprio per la formazione del Campus Italia. Manovra ancora la formazione di casa. Zanon, ancora lo scarico per Zanon, elevazione tiro, palla respinta dall'estremo difensore Andrea Colleluori. Elevazione e tiro dalla parte opposta, la parte del danese Larsen, primo gol anche per lui, 2-1 in favore del Merano. Può riprendere quindi la formazione del Merano in possesso di palla. 2-1 quindi per gli ospiti. Manovrano gli altoatesini con il centrale che, come abbiamo detto, è Fadanelli. Palla quindi per Glišić, scambio sulla linea degli esterni quindi con Fadanelli in possesso di palla. Apre per Glišić, si scambiano di ruolo il danese con il centrale proprio del Merano. Ancora l'elevazione, lo scarico per Glišić, quindi Larsen. Ancora gli ospiti, c'è il contatto, si riparte quindi dai 9 metri con il possesso di palla in favore dell'Alperia Merano. Manovra ancora quindi la formazione allenata da Jürgen Prandtner con la parata operata da Scarcelli. C'è l'infrazione di passi ad opera del numero 9 locale Zanon, e dalla parte opposta va a realizzare l'italo-argentino Nunez, primo gol per lui. Punteggio di 3-1, massimo vantaggio per gli ospiti in questa via, un doppio vantaggio con la formazione altoatesina che prova a ripartire. Ancora in possesso di palla, parla per l'ala tutta sola, va alla conclusione ed al gol Nunez, secondo gol per l'argentino, e massimo vantaggio ospite di 3 lunghezze, 1-4. De Ruvo per De Angelis, ancora quindi De Ruvo per Zanon. Manovra Zanon, si scambia quindi di ruolo con i propri compagni di squadra. Palla ancora per De Ruvo, al centro con Gian Bartolomei, non si intende con un compagno, rimessa quindi in favore del Merano, che può ripartire proprio con Larsen. Glišić, Larsen, lo scarico per il pivot, buon pallone, si fa trovare pronto Scarcelli, che va a respingere la conclusione a tu per tu da parte del pivot ospite. Fadanelli, Larsen, quindi Glišić, ancora Glišić, ancora manovra quindi la formazione ospite, palla per il pivot, tiro e gol realizzato dal numero 21 ospite Martini. Palla che termina fuori. E dalla parte opposta c'è il gol del numero 24 del Merano, Nunez, al terzo centro.
c'è il time out giustamente chiamato dalla panchina del Campus Italia, con questo veemente avvio da parte del team ospite di 6 a 1 dopo soltanto 5 minuti di gioco. Annotiamo questo parziale, che insomma è un parziale con il quale la formazione altoatesina già prova a tracciare il solco nei confronti del team federale del Campus Italia. 6 a 1 il punteggio, riepiloghiamo i realizzatori, ma è facile, visto che le reti all'attivo in questo avvio di gara, di reti all'attivo ce ne sono state solo 7, un solo gol per il Campus Italia ad opera di Tommaso De Angelis, per il Merano 3 gol per Nunez, 1 a testa per Martini, Laursen e Glisic. Punteggio quindi di 6 a 1, si riparte con il possesso di palla per la formazione del Campus Italia, sotto subito nel punteggio in maniera netta, 6 a 1 in favore del team altoatesino. Ricordiamo che le due squadre provengono da risultati diversi, il Merano proviene dal pari contro i campioni Italia del Conversano per 23 a 23, il Campus Italia invece proviene dalla peggiore delle sconfitte in questo avvio di campionato, mai aveva perso così nettamente di ben 20 reti, 40-20 a Sassari contro la Raimond Sassari. Le precedenti sconfitte erano state tutte all'incirca di 5 reti, gare combattute fino alla fine, a Sassari invece. Sassari sempre avanti e nettamente nel punteggio. Non c'è la rete intanto, palla che rimbalza in campo e quindi può ripartire il Campus Italia. C'è il contatto, possesso di palla quindi in favore degli uomini in maglia azzurra, allenati da Riccardo Trillini e Pasquale Maione. Sempre 6 a 1 il punteggio. Non si è segnato nell'ultimo minuto di gioco dopo il time out chiamato dalla panchina di casa. Può ripartire quindi Gian Bartolomei. Ancora De Angelis, lo scarico per Zanon, poi ancora Zanon per Gian Bartolomei, Zanon, lo scarico per De Ruvo, tiro con la parata da parte di Andrea Colleluori. Dalla parte opposta va a realizzare Laursen, secondo gol per il classe 98 Anton Laursen, danese, che mette sul massimo vantaggio di 6 reti, 1-7 il punteggio in favore del Merano. Riprende quindi la formazione di casa con De Ruvo per Zanon, ancora De Ruvo, Gian Bartolomei, quindi Zanon, Gian Bartolomei, Zanon, elevazione, tiro, palla in gol. Secondo gol per la formazione di casa, questa volta il gol è ad opera di Zanon, primo centro per lui, palla subito recuperata dal Campus, tiro respinto sulla conclusione da parte di Valentino Dello Vicario. 2 a 7 il punteggio, può ripartire quindi il Merano. Sempre quindi palla girata sull'arco degli esterni per la formazione del Merano, ancora Fadanelli per Glisic, Laursen, c'è un fischio arbitrale, c'è il giallo a De Ruvo, ha trattenuto per la maglia, mima uno dei due direttori di gara, un avversario, e quindi si riparte dai 9 metri con il possesso di palla in favore del Merano, con Martini il pivot dei Diavoli Neri in possesso di palla. Glisic, lo scarico ancora per Glisic, palla per Lala che si accentra, va dalle parti del pivot che non fallisce, gol quindi realizzato da Martini, secondo gol per il pivot del Merano, 2 a 8. Non va la conclusione dalla parte opposta di Zanon, subito recuperato il pallone da Bierer che gira palla, quindi ancora Bierer va l'uno contro uno, riesce a superare Laursen e realizza il suo primo gol in questa sfida, primo gol quindi per Paul Bierer, 3 ad 8 il punteggio, più 5 in favore del team altoatesino. Glisic quindi per Fadanelli, Laursen, Fadanelli, si scambiano di ruolo i due, Glisic
Larsen, Fadanelli, lo scarico per il pivot, tutto solo, la conclusione che non va comunque da parte di Parisato e palla recuperata quindi per la formazione della Campus Italia. C'è un'infrazione, possesso di palla quindi in favore, che torna in favore del Merano, che riparte con Glisic, ancora Glisic, lo scarico, Fadanelli, Lausen al centro, c'è un'invasione quindi può riprendere a giocare a palla il Campus Italia con Gian Bartolomei per Deruvo, Gian Bartolomei, Zanon, quindi Gian Bartolomei in posizione di centrale in questa fase di gioco per Deruvo, girano palla sull'arco degli esterni i giocatori del Campus Italia, ancora Gian Bartolomei, c'è un fischio arbitrale, ci sono i 2 minuti per Martini che è andato a colpire De Angelis. Annotiamo quindi questa prima esclusione per Oliver Martini, classe 2001, prima esclusione di questa sfida. Superiorità numerica per il Campus Italia per i prossimi 2 minuti di gioco. Si riprende quindi dall'arco tratteggiato dei 9 metri con Gian Bartolomei per Zanon, ancora Gian Bartolomei per Dello Vicario, Gian Bartolomei, Dello Vicario scambia con lo stesso Gian Bartolomei, poi dalla parte opposta De Angelis sul primo palo realizza secondo gol per Tommaso De Angelis, che tra l'altro ha avuto la soddisfazione di partecipare con la nazionale senior nei giorni scorsi agli incontri ufficiali, soprattutto quello contro la Francia, nella quale è riuscito anche a segnare 2 gol, oltre a ben esprimersi nel suo Abruzzo, visto che lui è teramano. Si è giocato a Pescara la sfida proprio contro la fortissima nazionale francese ed era tra i convocati ed è anche giocato proprio contro la forte formazione francese. Riparte quindi Glisic, girano palla i giocatori del Merano per Glisic, palla recuperata dalla Campus, può ripartire con Gian Bartolomei, quindi Deruvo, Deruvo, il taglio ancora per De Angelis che si accentra, il pallonetto e gol, gol di De Angelis, pallonetto che va a sorprendere con le luori per De Angelis, è il terzo centro in questa sfida, ha segnato quest'anno 34 gol nella massima serie, la passata annata aveva segnato 160 gol nella seconda serie nazionale, l'allora Serie A2. Si riprende con Glisic, manovra ancora il team del Merano, elevazione e tiro di Larsen, gol da parte del danese, terzo centro per Larsen e punteggio di 5-9. Dello Vicario, Deruvo trova il varco giusto e lo va a mettere sotto al 7 per Deruvo, è il primo centro in questa gara, 6-9. Piano piano il Campus Italia si è rimesso sotto, 3 i gol di vantaggio, da ricordare che il massimo vantaggio segnalato nel corso di questa sfida è stato anche di 6 lunghezze, quindi il doppio di vantaggio, già dimezzato lo svantaggio in questo caso, non ricordiamo male, sul 7-1 il punteggio di ha visto il massimo vantaggio proprio per la formazione altoatesina. Riparte proprio il Merano, fischio arbitrale che concede palla ancora in attacco al Merano, che può riprendere a giocare la sfera dall'arco tratteggiato dei 9 metri. Si riparte con Glisic, Fadanelli, Glisic, ancora c'è il fischio arbitrale, fischiato lo sfondamento, può ripartire quindi il Campus Italia con Gian Bartolomei per Deruvo, De Angelis chiuso dall'ala, quindi ancora Deruvo che si accentra, prova a superare i diretti avversari ma va a commettere infrazione, quindi si può ripartire con il possesso di palla per il Merano. Glisic tiro, la respinta distinto, quasi a coprirsi il volto da parte di Scarcelli, e può ripartire quindi il Campus Italia sotto di 3 reti, viene da un buon momento la formazione di casa, ha rosicchiato 3 gol di svantaggio da almeno 6 al meno 3. Fischio arbitrale, 2 minuti, ci sono 2 minuti, vediamo per chi,
per il numero 3 ospite Fadanelli per il centrale, quindi escluso per due minuti anche Fadanelli. Sei a 9, possibilità di giocare quindi in superiorità numerica nei prossimi due minuti per il Campus Italia, che già in superiorità numerica precedente era riuscito proprio a rosicchiare qualche gol del divario iniziale, che era stato di 6 reti in favore del Merano. Si può ripartire quindi dai 9 metri, si attende il fischio arbitrale che c'è in questo istante, quindi può ripartire Gian Bartolomei per Vierer. Ancora manovra la formazione del Campus Italia, Dello Vicario, lo scarico per Gian Bartolomei, palla ancora dalla parte opposta, c'è l'infrazione quindi combinata Didone, che è uno dei molti nuovi di questa annata, è stato prelevato dal Folloni, che è un classe 2006 terzino destro, l'altro volto nuovo di questa annata per il Campus Italia. È sempre un 2006 ed è Simone Gian Bartolomei, la passata stagione a Camerano. Didone ancora non segna nella massima serie, invece Gian Bartolomei ha già segnato 6 reti fino ad ora nelle prime 6 giornate di campionato. Riparte quindi il Merano, il tiro ed il gol realizzato da Glisic, secondo gol per Glisic dalla parte opposta, ci pensa il Campus Italia, quindi il gol è di Dello Vicario. 7-10 il punteggio. Riparte quindi la formazione ospite, Glisic bloccato da Deruvo, poi ancora il possesso di palla per gli ospiti, il tiro ed il gol che viene realizzato ancora da Glisic, terzo gol per Glisic, e dalla parte opposta non va la conclusione con il pallone bloccato con i piedi a terra sulla conclusione di Deruvo da Colleluori. Glisic si riprende con Gerstrasser in posizione di centrale, Gerstrasser quindi per Laursen, Gerstrasser, Glisic ancora, Gerstrasser, Glisic, palla al centro, recupera De Angelis, fa tutto da solo De Angelis, poi va all'apertura per Vierer, il tiro di Vierer ed il gol per Paul Vierer, nel secondo centro in questa gara. Punteggio di 8-11, sempre 3 gol di vantaggio per il team altoatesino, con Nunez, per Glisic, Gerstrasser, quindi Laursen che controlla, ancora Gerstrasser, Glisic, Gerstrasser, Laursen, Gerstrasser, Glisic, la finta, il taglio per lo stesso Laursen, tiro e gol all'angoletto basso per il danese, e il quarto centro in questa gara, miglior realizzatore fino ad ora della sfida con 4 reti, dall'altra parte c'è De Angelis con 3, Didone può manovrare quindi De Angelis. 8-12 il punteggio, più 4 in favore di chi difende, giocati 17 minuti nel corso di questa prima frazione. Gian Bartolomei la finta, ancora Gian Bartolomei, il taglio per De Angelis, De Angelis porta palla, De Angelis va alla penetrazione, allo scarico c'è il fallo, tiro di rigore, si va quindi dai 7 metri, il contatto su Tommaso De Angelis al momento dell'esecuzione, si va quindi dai 7 metri con Gian Bartolomei. È pronto Simone Gian Bartolomei dall'attacca dei 7 metri, si attende il fischio arbitrale, di fronte a lui naturalmente c'è Colleluori, la finta, il tiro ed il gol all'incrocio, gol di Gian Bartolomei, primo gol della sfida, settimo centro personale nella massima serie per Gian Bartolomei. E può ripartire Laursen,
9-12 il punteggio, più 3 in favore del team ospite, con Laursen che guida il gioco praticamente in posizione di centrale, si è scambiato proprio con il compagno di squadra Fadanelli, che ora ritorna da centrale, però si sposta avanti quasi in doppio pivot, va a realizzare proprio Fadanelli, primo centro per Fadanelli, palla che termina fuori, si torna quindi sul più 4, 9-13 il punteggio. Laursen, ancora Laursen, elevazione, tiro, si fa trovare pronto ancora una volta Scarcelli, riprende Gian Bartolomei, palla che termina fuori, non si intende con i compagni, ripresa del gioco quindi in favore del team in maglia rossa dell'Alperia Merano. Glisic, Laursen, Glisic, Glisic, ancora Glisic in possesso di palla, lo scarico per il pivot che riesce bene a liberarsi e a realizzare gol quindi da parte di Martini, terzo centro per lui. Riparte da De Angelis per Vierer, Zanon, entra sul parquet anche Fragnito, De Angelis, Vierer, quindi De Angelis, lo scarico ancora per De Angelis che si accentra, Vierer, lo scambio, palla per il pivot, tiro e gol realizzato da Dello Vicario, secondo centro per Dello Vicario. Fischio arbitrale, con fischiato uno sfondamento proprio ai giocatori del Merano. Può ripartire quindi il Campus Italia, 4 gol di vantaggio per chi difende, 10-14 il punteggio. Vierer per De Angelis, ancora Vierer in posizione di centrale, guida il gioco della formazione di casa. Dello Vicario, cambiano di ruolo i giocatori di casa, ora De Angelis che guida la manovra. De Angelis, apertura quindi per Zanon, tiro, murato, sfera che termina fuori e tiro d'angolo quindi in favore del Campus Italia, con Gian Bartolomei alla ripresa del gioco. Palla per Vierer, quindi De Angelis per Vierer, Vierer esce dal blocco dello Vicario, quindi palla per Zanon, De Angelis, De Angelis si accentra, lo scarico per il pivot, sì, va la conclusione, ottima giocata con un buon pallone giocato per il pivot e per Dello Vicario, è il terzo centro in questa gara, tutto solo, va la conclusione dalla parte opposta Gerstrasser, ma c'è la pronta risposta da parte di Scarcelli, non muta quindi su questa azione il risultato che resta sull'11-14 con la ripresa del gioco in favore del team altoatesino. Si riprende con Gerstrasser, Fadanelli, Martini, manovrano ancora i giocatori ospiti, para per Glisic che riesce ad anticipare Vierer nell'uscita dalla marcatura, tiro e gol dalla parte opposta, ci sono anche i due minuti per Deruvo e gol da attribuire a Fadanelli, secondo gol per Fadanelli, e annotiamo anche l'esclusione per due minuti a Deruvo, prima esclusione per due minuti in questa sfida per il Campus Italia, già ne ha subite due invece il Merano. Punteggio di 11-15, da giocare ancora poco più di 8 minuti nel corso di questa prima frazione, più 4 in favore di chi difende. De Angelis, quindi Cioni è entrato in campo, Andreotta, De Angelis, De Angelis in palleggio, poi Zanon si accentra, lo scarico per Vierer, palla per il pivot, non si chiude però l'azione e può partire il contropiede, non c'è il portiere in porta, tiro e gol, vediamo se ci sono anche due minuti, sì, ci sono i due minuti per Zanon con gol da attribuire
a Romei, primo gol per Romei, altra esclusione per il Campus Italia con Zanon, quindi situazione di doppia inferiorità numerica per il Campus Italia, che naturalmente gioca con l'extra player almeno per dimezzare lo svantaggio sul campo, ma non ha naturalmente nessuno in porta. ...11-16 il punteggio. Andreotta per De Angelis, Vierer, ancora Vierer per De Angelis, Andreotta, De Angelis, De Angelis, riparte Vierer, De Angelis, De Angelis, Vierer, elevazione, tiro fuori misura, rimessa dal fondo quindi in favore del Merano. Poco più di 7 minuti al termine della prima frazione, in palleggio Gerstrasser che scambia con Fadanelli, ancora Gerstrasser, l'apertura quindi per l'ala che si accentra, tiro e gol da parte dell'argentino Nunez, quarto centro per Santiago Nunez. De Angelis in possesso di palla, si torna sul più 6 che rappresenta il massimo vantaggio per gli ospiti. Vierer per De Angelis, al centro per il pivot, tiro e gol, gol realizzato da Andreotta, primo gol per lui in questa sfida. Manovra quindi la formazione ospite, ancora palla per Nunez che va a realizzare dall'ala. Per Nunez il secondo gol consecutivo e si conferma miglior realizzatore della gara con 5 reti. Rientra Cioni intanto in campo. De Angelis per Vierer, 6 minuti all'intervallo. De Angelis scambia con De Ruvo, quindi Cioni, ancora De Angelis per Andreotta, De Ruvo, elevazione, tiro e gol, bel gol questo di De Ruvo sotto al legno traverso, e gol per De Ruvo numero 2 in questa sfida. Dalla parte opposta pronta la risposta di Scarcelli sulla conclusione di Gerstrasser, riparte De Angelis, 5 minuti e mezzo all'intervallo più 5 per chi difende. Ristabilita la parità numerica, si torna a giocare 6 contro 6 in campo più due portieri. Attualmente c'è il time out chiesto, vediamo un po', no, c'è il commissario di campo, il signor Boscia, che va a richiamare i direttori di gara, vediamo un po', forse c'è stato un cambio irregolare, vediamo un po'. Cioni torna in panca. E si resta quindi in inferiorità numerica per ulteriori 2 minuti, un ingresso irregolare quindi in campo da parte di Cioni, segnalato proprio dal commissario Boscia. Riparte Gerstrasser. Ancora che Strasser, tiro e gol da parte di Stricker, primo gol per il classe 94, il pivot della formazione ospite, che rimette sul più 6 il team altatesino, che però oltre il più 6 non riesce ad andare in questa gara. Diciamo che la gara si sta contraddistinguendo con un vantaggio per gli ospiti che oscilla tra le 3 e le 6 lunghezze. Ancora quindi giocatori di casa che vanno alla conclusione. C'è il fischio arbitrale e tiro di rigore. Andrà De Angelis dall'attacca dei 7 metri.
pronto quindi alla conclusione De Angelis, dall'altra parte è pronto Colleluori in porta. Fischio arbitrale, tiro e gol di De Angelis. E il quarto centro in questa gara, primo dall'attacca dei 7 metri per Tommaso De Angelis in questa sfida. 5 gol di vantaggio per chi attacca, 19 chi attacca, 14 chi difende, con il possesso di palla proprio per la formazione del Merano. Tiro e gol di Gerstrasser. E il primo centro per il classe 2005, Samuel Gerstrasser. A proposito di 2005, da segnalare in estate proprio gli arrivi di due giocatori che hanno, anche se giovani, hanno comunque alzato un po' il tasso tecnico della formazione del Merano, cioè il classe 2002 Fadanelli e il classe 2000 Andrea Colleluori, che insomma fanno parte del giro delle varie nazionali. Gol di Vierer intanto, che andiamo ad annotare. Per Vierer il terzo centro in questa gara, 15-20 il punteggio. Palla che termina fuori. Riprende quindi Vierer in possesso di palla per De Ruvo. Quindi De Angelis, De Ruvo, Vierer, Zanon, Vierer per De Ruvo. Ancora De Ruvo per Vierer. Scambiano palla i giocatori del Campus Italia. Zanon per Vierer, ancora Vierer, lo scarico per l'ala. Tiro, respinta sulla conclusione di Fragnito. Poco più di 2 minuti all'intervallo. Gerstrasser in possesso di palla. Fadanelli, poi lo scalare, palla per l'ala, la conclusione. Scarcelli si fa trovare pronto, riparte De Angelis in palleggio, fa tutto da solo. Va però al passaggio, bel gol questo, con l'ottimo senso di posizione da parte di Andreotta, ma ottimo anche l'assist di De Angelis. Annotiamo questo gol con Andreotta, che realizza quindi il suo secondo centro in questa gara. Con il time out chiesto dalla panchina del Merano, sul 16-20 il punteggio. Ne approfittiamo per riepilogare fino ad ora i realizzatori. Per il Campus Italia abbiamo De Ruvo con 2 reti, Zanon 1, Dello Vicario 3, De Angelis 4, di cui 1 dai 7 metri, 2 per Andreotta, 3 per Vierer ed 1 per Gian Bartolomei, che ha segnato proprio dai 7 metri un tiro di rigore. Per quanto riguarda invece la formazione del Merano, 2 reti per Fadanelli, 1 per Romei, 1 per Stricker, 4 per Laursen, 5 per Nunez, 3 per Glisic, 3 per Martini e 1 per Gerstrasser. 16-20 il punteggio. Riparte quindi il Merano, palla da giocare in fase di attacco con Gerstrasser, che lascia palla per la ripresa del gioco a Stricker. Quindi ancora manovra la formazione ospite con Fadanelli, poi Gerstrasser, ancora Fadanelli, Gerstrasser, Fadanelli. 5-1 in fase difensiva per il Campus Italia, tiro e gol. Buona giocata da parte di Glisic, con il quarto centro personale che rimette sul più 5 il Merano. 16-21 il punteggio. 75 secondi alla fine della prima frazione di gioco. De Ruvo, elevazione e tiro da parte di Zanon, palla fuori, riparte Colleluori che scarica quindi per Fadanelli, poi dalla parte opposta palla per il pivot, tiro e gol che viene messo a segno da Stricker. Secondo gol per Stricker, per il pivot quindi del Merano. Secondo centro. 16-22, si torna sul più 6 che rappresenta il massimo vantaggio.
in favore del team ospite. De Ruvo per De Angelis, quindi ancora Zanon in palleggio, De Ruvo si accentra, lo scarico per De Angelis, tenta la penetrazione, lo scarico, palla schiacciata a terra, girella e gol per Tommaso De Angelis. Quasi dall'angolo cieco è andato alla conclusione schiacciando palla a terra per De Angelis, e il quinto centro in questa sfida. Gerstrasser, De Angelis recupera, tenta la conclusione proprio allo scadere dei 30 minuti di gioco. 17-22 quindi il risultato al termine dei primi 30 minuti di gioco. Velocemente riepiloghiamo i realizzatori per il Campus Italia: De Ruvo 2, Zanon 1, Dello Vicario 3, De Angelis 5, Andreotta 2, Vierer 3 e Gian Bartolomei 1 per il Merano, Fadanelli 2, Romei 1, Stricker 2, Laursen 4, Nunez 5, Glisic 4, Martini 3, Gerstrasser 1. Finale di prima frazione che è di vede in vantaggio proprio la formazione del Merano per 22-17. Noi ci fermiamo per qualche minuto, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi.
Secondo tempo di Campus Italia Merano, prima frazione di gioco e si chiusa sul più 5 in favore del team Alto Atesino, 17-22 il punteggio, sempre avanti nel punteggio la formazione ospite al massimo di 6 lunghezze, vantaggio che è oscillato tra le 3 e le 6 lunghezze in favore degli ospiti per la maggior parte dei primi 30 minuti di gioco. Primo possesso di palla di questo secondo tempo che proprio per il Campus che manovra con la De Ruvo che va alla conclusione, palla respinta, riparte quindi il team ospite con Glisic, poi con la maglia numero 23 in questo secondo tempo c'è il montenegrino Bogdan Petricevic che è nel primo tempo è restato in panchina, Zanon, conclusione, palla che termina fuori. Palla proprio per Petricevic, manovra lo stesso Petricevic, poi tiro e gol da parte di Glisic, quinto centro per Glisic e punteggio che torna sul più 6 per gli ospiti, 17-23, Zanon per Vierer, De Ruvo, Vierer, Zanon, scambiano palla sull'arco degli esterni i giocatori del Campus Italia. Zanon per De Ruvo che si accentra, non si intende con un compagno di squadra, subito parte la seconda fase ospite, tiro e gol realizzato da Fadanelli, terzo centro per Nicola Fadanelli, classe 2002. Zanon per Vierer, bloccato Vierer, resta in attacco quindi il Campus Italia, 17-24 che rappresenta il massimo vantaggio in favore degli ospiti, 7 gol di vantaggio dopo 2 minuti della ripresa, massimo vantaggio quindi per gli ospiti. Zanon per Vierer, quindi De Ruvo, ancora De Ruvo in possesso di palla per Zanon, c'è il contatto giudicato irregolare, ci sono i 2 minuti e tiro di rigore, 2 minuti quindi per Romei, annotiamo quindi la prima esclusione per 2 minuti ai danni di Romei, 3 esclusioni per 2 minuti per a parte, tiro di rigore in favore del Campus Italia con Tommaso De Angelis. Pronto De Angelis dall'attacca dei 7 metri. In porta c'è Fasanelli. La finta respinge Fasanelli. Fallisce quindi De Angelis 1 su 2 dall'attacca dei 7 metri. Resta a quota 5 il fatto di gol trasformati in questa e realizzati in questa sfida. 17-24. Glisic. Petricevic, ancora Petricevic in palleggio, l'uno contro uno, ancora Petricevic, viene fermato 9 metri, sempre in favore degli ospiti, si riparte proprio da Petricevic in possesso di palla, Glisic, Petricevic, Fadanelli, Martini, Petricevic, lo scarico per Fadanelli, palla per l'ala chiusa, c'è l'infrazione e palla recuperata dal Campus, si riparte con De Ruvo per De Angelis, ancora De Ruvo, Vierer, quindi Zanon per Vierer, De Ruvo, Vierer, ancora Vierer, De Ruvo, tiro e gol di De Ruvo. Terzo centro per De Ruvo. 18-24 il punteggio, bisogna asciugare il parquet e poi si riprenderà a giocare. Intanto gioca con l'extra player il Merano. È tornato in panchina il portiere. Ristabilita la parità numerica sul campo, ma non c'è in porta l'estremo difensore per il Merano. Glisic. Ancora gli ospiti in possesso di palla.
Petricevic, ancora Petricevic, lo scarico, il tiro, la respinta sulla conclusione operata da Martini. Può ripartire quindi il Campus Italia, 6 gol di vantaggio per chi difende. Wierer trova il varco per la conclusione, palla respinta, rimessa dal fondo per gli ospiti, si fa trovare pronto Colleluori. Riprende quindi Visentin in posizione di ala sinistra per Glicic. Petricevic, Glicic, Petricevic, Padanelli, Glicic, Petricevic, Visentin dall'ala chiuso. Petricevic ancora manovrando gli ospiti, difende bene il Campus in questa fase. Petricevic, c'è uno sfondamento fischiato ai giocatori del Merano. Può ripartire quindi Zanon per Wierer, quindi Deruvo per Zanon, ancora Deruvo, Wierer, Deruvo, Zanon, Deruvo, ancora Zanon, Wierer in palleggio, scarico per Zanon, Zanon, Wierer, Wierer, lo scarico ancora per Zanon, non si chiude l'azione con palla recuperata dal Merano, sfugge via anche al Merano che può ripartire comunque con Petricevic. Ancora Petricevic, Glicic, Glicic, Petricevic. Azione molto veloce con palla che viene liberata per l'ala, Visentin realizza. Primo gol per Luca Visentin, classe 2003. 18-25, ancora più 7 per gli ospiti. Torna in panca Wierer, rientra Gian Bartolomei che guiderà la formazione del Campus da terzino sinistro con Deruvo centrale. Manovra ancora Deruvo. Si scambiano dei ruoli i giocatori. Gian Bartolomei, Deruvo, ancora Deruvo. Bloccato, resta in attacco quindi il Campus Italia. Gian Bartolomei quindi che si posiziona da centrale. Si riparte quindi dai 9 metri con il possesso di palla per il Campus Italia. 6 minuti e mezzo di questo secondo tempo in archivio. Più 7 per gli ospiti, 18-25 il punteggio. Gian Bartolomei, c'è ancora un fischio arbitrale con Deruvo alla ripresa del gioco. Zanon, Gian Bartolomei, Deruvo, Deruvo in palleggio, lo scarico per De Angelis che si accentra, palla per il pivot, viene anticipato Dell'Ovicario e recupera quindi il Merano con Glicic. Padanelli al centro, resta in attacco il Merano, dai 9 metri ripartirà dopo il contatto su Romei. Si riparte dai 9 metri, bisogna prima asciugare il parquet. Rientra anche Wierer sul campo di gioco. Glicic, ancora manovrano i giocatori del Merano con Petricevic, lo scarico, prova ad andare in anticipo De Angelis, non ci riesce, si fa superare, poi va a realizzare Fadanelli al quarto centro. C'è un contatto. Fischio arbitrale, bisogna asciugare. Riprende quindi la formazione del
Campus Italia in fase di attacco. Zanon, ancora Zanon, Dello Vicario, Gian Bartolomei, Zanon, Vierer dall'ala, la conclusione, palla respinta. Glisic, Petricevic, fischio arbitrale, palla recuperata quindi dal Campus, c'è l'infrazione, palla per De Angelis, ma bisogna ripetere la ripresa del gioco. 18-26 il punteggio, massimo vantaggio quindi in favore degli ospiti di 8 lunghezze. Si è segnato poco in questo secondo tempo, il parziale è di 4-1 per gli ospiti in 8 minuti di gioco. Tiro e gol di Zanon, secondo centro per Zanon, il 33esimo della massima serie per il giocatore della Campus Italia. Glisic al centro per il pivot, va a murare la conclusione, Scarcelli che resta a terra, colpito in volto proprio sulla conclusione. E ci sono quindi, c'è la ripresa del gioco proprio in favore del Campus Italia. ...19-26 il punteggio, in archivio poco più di 9 minuti in questo secondo tempo, più 7 in favore degli ospiti che sono stati costantemente avanti nel punteggio, al massimo di 8 gol raggiunti, un vantaggio raggiunto nel corso di questo secondo tempo sul 18-26. Nella prima frazione il vantaggio è oscillato tra le 3 e le 6 lunghezze. Zanon, il tiro, palla che viene respinta e termina fuori. Riprende quindi Petricevic, Glisic, Petricevic, Padanelli, quindi Glisic, sottomano ed il gol di Glisic. Sesto centro per il serbo Dragan Glisic. 19-27, si torna sul più 8 con Pasquale Maione che richiama gli atleti in panchina. Vuol parlarci sul vantaggio di 8 reti in favore degli ospiti. Ne approfittiamo per riepilogare i realizzatori fino ad ora per il Campus Italia. 3 De Ruvo, 2 Zanon, 3 Dello Vicario, 5 De Angelis, 2 Andreotta, 3 Vierer ed 1 Gian Bartolomei per la formazione del Merano. 4 reti per Fadanelli, 1 per Romei, 1 per Visentin, 2 per Stricker, 4 per Laursen, 5 per Nunez, 6 per Glisic, 3 per Martini ed 1 per Gestrasser. Rientra il Campus, pronto a giocare quindi il prosieguo di questa seconda frazione con 8 gol da recuperare. Risultato che vede in vantaggio gli ospiti di 8 reti sul 19-27 ed è pronto il Campus Italia a riprendere il gioco in fase attacco. Vierer in possesso di palla e la lascia naturalmente al pivot di casa Dello Vicario per la ripresa dall'arco tratteggiato dei 9 metri. È pronto Dello Vicario, c'è il fischio arbitrale, palla per Zanon, De Ruvo. Riprende quindi la formazione del Campus, tiro e gol realizzato quindi dal numero 17 di casa Andreotta, terzo gol per Andreotta.
Petricevic, Glišić, Petricevic, ora Petricevic, il taglio per Glišić, tiro, palla respinta, si fa trovare pronto Lubinati in porta. Gian Bartolomei, esce Lubinati, si gioca con l'extra player, entra Zanon. Zanon per Deruvo, ancora Zanon, Gian Bartolomei, Zanon, elevazione, tiro, palla respinta. Può ripartire, quindi la formazione ospite con il possesso di palla di Glišić. Fadanelli, Glišić, Petricevic, elevazione, lo scarico per Glišić, palla per il pivot, sfera recuperata, può ripartire Deruvo, quindi esce Scarcelli, extra player ancora per il Campus Italia. Dello Vicario, Zanon, manovra quindi la formazione del Campus Italia praticamente in doppio pivot con l'ingresso di Dello Vicario. Ancora Zanon, lo scarico, palla per l'ala, è liberata alla conclusione, non va il tiro di Cioni, ripresa quindi per il Merano, si resta sul più 7 ospite, 20-27. Petricevic, Gerstrasser, Petricevic, Petricevic, ancora Petricevic, lo scarico, il tiro ed il gol che viene realizzato da Romei, secondo gol per il classe 2003 del Merano. Zanon, tiro e gol sotto l'incrocio, terzo centro per Zanon. Entra anche Fragnito. Petricevic, Gerstrasser, Petricevic, tiro che si infrange sulla trasversale, riparte quindi la formazione di casa con Gian Bartolomei, Gian Bartolomei in palleggio, Deruvo, Didone per Deruvo, rallentata l'azione, palla per Gian Bartolomei, quindi Didone, Gian Bartolomei sempre in doppio pivot e in extra player la formazione del Campus. Didone, il taglio per Deruvo, palla che sfila via fuori dallo specchio della porta, rientra Rubinati in porta. Sfumata la terza azione in extra player consecutiva per il Campus Italia. Riparte quindi il Merano con Petricevic, Gerstrasser, Petricevic, ancora Petricevic, Visintin, manovrano ancora gli ospiti, Petricevic, l'apertura sulla sinistra, il taglio, tenta il sottomano ma non va a farlo partire Fadanelli, quindi Petricevic al centro per il pivot, tiro e gol realizzato da Romei, terzo centro per Romei. ...21-29 il punteggio. Gian Bartolomei, palla per l'ala, la conclusione murata sulla conclusione di Fragnito, può ripartire quindi Petricevic, manovrano i giocatori del Merano, ancora Petricevic per Gerstrasser, Gerstrasser porge palla a Fadanelli, ancora Fadanelli per Gerstrasser, Petricevic, Gerstrasser, Fadanelli,
Gerstrasser, Petricevic, Fadarelli, ancora la manovra da parte del Merano, palla quindi per l'ala, il pallonetto, la volée, bel gol questo, gol realizzato da Visentin, una volée di Visentin, secondo centro per Visentin. Può ripartire quindi Didone, Gian Bartolomei, Didone, il tiro, palla sul legno traverso, palla che termina alta. Entra in porta Fasanelli, il secondo portiere del Merano. C'è un fischio arbitrale, viene chiesto time out dalla panchina del Merano. Poco più di 13 minuti al termine per l'esattezza, 13 minuti e 39 secondi al termine di questa sfida. Merano in vantaggio di 9 reti, che rappresenta il massimo vantaggio sul 21-30, massimo vantaggio quindi di 9 reti in favore degli ospiti dopo 17 minuti, quindi nel corso del secondo tempo. 21-30 il punteggio, i migliori realizzatori da una parte per il Merano con 6 reti, Glisic segue con 5, Nunez, e poi c'è Laursen con 4, con Laursen che praticamente non sta giocando in questo secondo tempo, ha ceduto praticamente il posto a Petricevic, che invece sta giocando solo in questo secondo tempo. Nel Campus Italia 5 reti di De Angelis rappresentano il miglior bottino personale per gli atleti del campus in questa giornata. Può ripartire quindi il Merano, 21-30 il punteggio. Si può ripartire con gli ospiti in possesso di palla. Fadanelli, ancora Fadanelli, Gerstrasser, Petricevic, Gerstrasser, manovrano ancora i giocatori del Merano. La conclusione, palla respinta, Vierer subito porge palla a Gian Bartolomei per Zanon, ancora Zanon, il taglio dalla parte opposta, arriva la sfera dalle parti di Ruvo che chiama, richiama la calma ai propri compagni di squadra. Extra player ancora per il Campus Italia, Andreotta in doppio pivot, quindi si riparte con Zanon, ancora Zanon, Gian Bartolomei, Gian Bartolomei, elevazione, tiro e gol di Gian Bartolomei. Viene finalizzata questa azione in extra player in doppio pivot con la rete realizzata proprio dalla formazione del Campus Italia per la formazione del Merano. Può ripartire, tiro e palla respinta quindi da Luminati, riprende Gian Bartolomei, ancora una respinta, palla quindi per il Merano. Riprende quindi la formazione del Merano, Petricevic, Gerstrasser, Petricevic, palla dall'ala per Visentin che realizza, gol di Visentin. Per Visentin è il terzo centro in questa sfida, palla che termina fuori, intanto gioca con l'extra player il Campus Italia e il rischio è quello di prendere gol come in questi frangenti, ma è chiaro che è una scelta tattica quella di giocare senza portiere su un'azione di attacco per dare maggior forza proprio allo stesso attacco.
21-32 il punteggio. Gol realizzato da Zanon. Zanon è il quarto centro. 23-32 il punteggio. Riprende quindi la formazione del Merano con Gerstrasser, quindi Petricevic. Ancora la formazione altoatesina, il taglio per l'ala che viene chiusa. Quindi Petricevic, Padanelli al centro per il tiro del gol che viene realizzato da Romei, quarto centro per Romei. 23-33, massimo vantaggio ospite al 20° di gioco del secondo tempo. Riprende Zanon, Gian Bartolomei, Zanon, palla murata, recupera quindi Fasanelli, riparte il Merano. Petricevic, ancora Petricevic, Merano quindi che si appresta a salutare la quarta vittoria in questa stagione. Fino ad ora aveva ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Pronta quindi a salire a quota 10 in classifica in 7 giornate, insomma, e restare lì a stretto contatto con la zona playoff. Resta a quota 1 il Campus Italia, a meno di clamorosi stravolgimenti negli ultimi 9 minuti di gioco, con 10 gol di vantaggio che ora diventano 9 in favore del Merano grazie alla rete realizzata da De Ruvo. Quarto centro per Federico De Ruvo, classe 2004, terzino sinistro. Petricevic, manovra ancora la formazione del Merano. Petricevic porta palla, scambia con Gerstrasser. Petricevic, ancora Petricevic, Gerstrasser, lo scarico quindi per il compagno di squadra Nunez. Poi tiro e gol realizzato da Romei, quinto centro per Romei. Riparte il Campus, ma c'è l'infrazione da parte di De Ruvo. Tutto solo va in seconda fase a realizzare Fadanelli, quinto centro per Fadanelli. 24-35, Maione richiama i suoi in panca, vuol parlarci sul massimo vantaggio in favore degli ospiti. 24-35, annotiamo anche questo punteggio sul nostro taccuino perché rappresenta un altro massimo vantaggio per gli ospiti dopo 22 minuti esatti di gioco nel corso del secondo tempo. 24-35 il punteggio. Guarda quindi presso le rispettive panchine. Può ripartire il Campus Italia, 8 minuti al termine, più 11 in favore degli ospiti. Risultato già in naftalina almeno per l'attribuzione dei punti in palio, considerando gli 11 gol di vantaggio a 8 minuti dal termine in favore del Merano. Zanon per Vierer, ancora Zanon per Gian Bartolomei. De Ruvo, palla per De Angelis, Gian Bartolomei, Dello Vicario, Zanon. La conclusione, palla respinta. Petricevic, Gerstrasser,
Petricevic. Gerstrasser. Ancora Gerstrasser, gira palla, Bisentin. Gerstrasser, Petricevic. Petricevic in possesso di palla, quindi lo scarico dalla parte opposta per il tiro del gol, ma c'è l'invasione segnalata ai danni di Bisentin. Non convalidata la segnatura. Zanon, tiro e gol. No, viene bloccato il pallone. Bloccato da un attento Fasanelli, che riesce a bloccare sul primo palo la sfera. Si resta sul più 11 ospiti, 24-35. Ampia rotazione, soprattutto nel corso del secondo tempo, da parte di Jürgen Prantner, ma insomma ha un organico, una rosa con la quale può sicuramente permettersi una rotazione di giocatori. Un esempio: nel primo tempo ha giocato il danese Larsen, nel secondo tempo sta giocando invece Petricevic, giocatori che giocherebbero 60 minuti titolari un po' in tutte le formazioni. Comunque un buon mix quello del Merano, anche con buoni giovani, anche nel giro delle nazionali giovanili, che a rotazione anche loro sono scesi in campo quest'oggi contro la giovane formazione della Campus Italia. 24-35 il punteggio. Rientra Glišić. Gerstrasser. Ancora Gerstrasser per Glišić. Glišić, Gerstrasser. Ancora un fischio arbitrale. Palla respinta. Riparte ancora la formazione del Merano. Palla recuperata su, ancora il possesso di palla. Palla recuperata su Sperandio, per intenderci, il precedente recupero. Intanto riparte il Campus. Possesso di palla quindi per il Campus con Deruvo, quindi Zanon, ancora Deruvo, Zanon, Gian Bartolomei per Deruvo, tiro sottomano, palla respinta, si fa trovare pronto Fasanelli, può ripartire quindi Sperandio e poi c'è la conclusione ad opera di Glišić, palla alta. Palla che termina fuori, ormai siamo entrati da qualche minuto nel cosiddetto garbage time, con più che altro le percentuali personali che vanno ad alimentarsi nelle conclusioni, con capovolgimenti di fronte dall'una e dall'altra parte, quando insomma si arriva ad un punto della sfida in cui il risultato già è determinato, come in questo caso, insomma si cerca un po' di evidenziare anche le prestazioni personali degli atleti. Palla recuperata, De Angelis in palleggio, va tutto solo De Angelis, tiro e gol di Tommaso De Angelis. Per De Angelis è il gol numero 6, miglior realizzatore del Campus. Gerstrasser, Sperandio. Ancora manovrano i giocatori del Merano. 3 minuti e mezzo alla fine, 25-35 il punteggio. In palleggio Gian Bartolomei per Daidone. Gian Bartolomei. Ora Gian Bartolomei. Andreotta, poi Deruvo, tiro e gol di Deruvo. Quinto centro per Federico Deruvo. E dalla parte opposta va a realizzare Gerstrasser, secondo gol per Samuel Gerstrasser. 2 minuti e mezzo alla fine. 26-36 il punteggio. Didone,
Gian Bartolomei Deruvo prova a scavalcare, buona il cambio di passo nello scavalcare l'avversario. Bisogna asciugare il parquet, va a guadagnarsi comunque un tiro dai 7 metri. Buona giocata quella di Deruvo. Andrà Gian Bartolomei dalla conclusione dai 7 metri. Simone Gian Bartolomei, uno dei più giovani del gruppo, classe 2006. È pronto Gian Bartolomei, respinta la conclusione, poi seconda battuta e gol. Quindi annotiamo l'errore fallito, ma poi il terzo gol personale. +27:36 più 9 per il Merano. Siamo entrati negli ultimi 120 secondi di gioco con il risultato acquisito in favore del Merano, che sale quindi in classifica a quota 10 con 4 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta. Al di là del Bressanone, che è l'unica squadra ancora imbattuta, al di là dei risultati di oggi naturalmente, nelle prime 6 giornate il Merano ha subito una sola sconfitta in questo avvio di stagione, tra l'altro una sconfitta alla prima giornata di campionato e contro il Sassari per 29-30, poi solo vittorie o pareggi per la formazione altoatesina, che sta per cogliere la quarta vittoria in 7 giornate nella massima serie, ricordando anche un po' la tradizione pallamanistica altoatesina e di Merano, e ricordato insomma che a Merano tra il 2003 e il 2006 sono stati conquistati la bellezza di uno scudetto, di una Supercoppa e di una Coppa Italia, quindi insomma quello fu il periodo d'oro soprattutto per la pallamano meranese. Gol intanto realizzato da Gerstrasser, terzo centro per il classe 2005, Samuel Gerstrasser. 27-37 il punteggio. Didone con un fischio arbitrale, 20 secondi al termine, prova a chiudere in attacco quindi il Campus Italia. Conclusione, palla respinta, ultima palla giocabile in avanti con il tiro ed il gol realizzato quindi da Nunez al sesto centro personale. 27-38 e termina quindi sul risultato finale di 27-38 tra gli applausi del pubblico del Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. Riepiloghiamo i realizzatori per il Campus Italia. Troviamo Deruvo con 5 reti, Zanon 4, Dello Vicario 3, De Angelis 6, Andreotta 3, Vierer 3 e Gian Bartolomei 3 per il Merano. Invece 5 per Fadanelli, 5 per Romei, 3 per Visentin, 2 per Stricker, 4 per Laursen, 6 per Nunez, 6 per Glisic, 3 per Martini e 3 per Gerstrasser. Vi ricordo il risultato finale al Centro Tecnico Federale, la casa della pallamano di Chieti. Il Merano batte il Campus Italia 38-27. Andrea De Aloisio vi ringrazia per la cortese attenzione e vi rimanda ai prossimi appuntamenti con la palla a mano, sempre su Eleven Sport. Arrivederci.